Ha chiesto di parlare il senatore Salvini, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Allora io vorrei parlare dei fatti. L'attenzione del legislatore deve privilegiare i diritti del bambino, che ha diritto alla mamma e al papà e ha diritto a non essere acquistato su internet. Parlamentari, sindaci, governatori, omosessuali. Il DDL Zan è una legge ideologica profondamente sbagliata ed antidemocratica. Penso che ai bambini non vada assolutamente trasmessa l'ideologia gender. Una norma per imbavagliare chiunque la pensi diversamente. A mio avviso per un eccesso del politicamente corretto. Il politicamente corretto trionferà con il risultato che avremo una dittatura della minoranza sulla maggioranza. Tutto potrà essere considerato istigazione alla discriminazione. Dirsi contrari alla maternità surrogata diventerà evidentemente un'istigazione alla discriminazione. Sarebbe come se qualcuno venisse a dirmi che io non mi devo riprodurre. E questa è la verità! E questa è la verità! Bello, libero e tollerante. Sono parole che ci spaventano molto, parole che non vorremmo aver sentito. Questa legge è l'anticamera dell'utero in affitto. In realtà dietro una finta promozione dell'amore nasconde una propaganda di odio, di violenza e, quello sì, di vera discriminazione. Siamo arrivati alla deriva morale, per non parlare della mancanza di ogni evidenza scientifica circa tutta la cinquantina di generi che voi sostenete esistere. Ad oggi esiste un numero potenzialmente già illimitato di generi. Questa norma di fatto permetterà a chiunque di autopercepirsi sulla base della convenienza del momento. Per cui io una settimana decido di stare dentro il genere maschile e vado, frequento gli spogliatoi dei maschi, poi facendo lo stesso sport, percepisco di essere dentro un genere femminile e frequento gli spogliatoi delle femminucce. È un dato di fatto. Ma con tutto quello che c'è da approvare, non possiamo sicuramente andarci a impantanare in un tema divisivo. 24.000 immigrati e noi siamo qui in aula a parlare dell'IDL Zan. Nessuno che dice una parola sui milioni di musulmani che fate entrare in Europa. Non vi dico poi i problemi delle partite IVE. Stadi che devono essere colorati della bandiera arcobaleno, e se non lo fai sei un retrograda. Per alcuni c'è la mascherina col tricolore, per altri solo quella con i colori dell'arcobaleno, come voi di 5 Stelle. Queste preoccupazioni sono le preoccupazioni che la Santa Sede, che altre confessioni cristiane, che associazioni di giuristi, che associazioni di militanti lesbiche, che associazioni di militanti femministe hanno fatto pervenire alla nostra commissione. Non siamo nell'ex Unione Sovietica, dove i bambini venivano tolti alle famiglie ed educati dal partito. Un disegno di legge che altro non è che un bavaglio imposto dalla dittatura del pensiero unico. Ma l'alibi si regge sul fatto che le persone non etero subiscano maggiormente violenze rispetto alle persone etero. Chi l'ha detto? Dove sta scritto? Siamo sicuri che gran parte di questi atti violenti siano esclusivamente messi in atto per ragioni di orientamento sessuale? Io qui non ragiono! Una moderna caccia alle streghe nei confronti di chi giustamente è convinto che la famiglia è composta da mamma e papà. Un bambino ha bisogno di un padre e di una madre. I bimbi hanno diritto ad un padre e ad una madre. Io preferisco mamma e papà anziché genitore 1 e genitore 2. Chiunque di noi dica ad esempio che un bambino ha diritto a una madre e a un padre potrebbe domani trovarsi denunciato da un'associazione di omosessuali, di gay, rischia di mettere i nostri bambini. Bambini, 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 bambini e delle bambine. Di una bambina di 7 anni che mi viene a dire: ma
si possono sposare due uomini e due donne, dove l'ha imparato? Lasciamoli giocare, lasciamoli vivere la loro giovinezza. Allora io, Presidente, la prego. Io ho una laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti. In realtà il DDL Zan dimostra che lo scopo è di favorire l'idea gender, l'ideologia gender, che nega la dimensione sessuata dell'essere umano e considera la naturale differenza fra uomo e donna una mera costruzione sociale. Non chiedo se sei omosessuale, se sei eterosessuale, come ti percepisci. Io cerco di trovare donne e uomini in gamba. È come se io affermassi, scusate, che piovono patate e non acqua, e minacciassi di portare in tribunale chiunque osi metterlo in dubbio. Siamo un passo indietro e ancora non siamo caduti nel burrone. Forse ce la facciamo, forse riusciamo a fare ancora un passo indietro. Cerchiamo di essere chiari fino in fondo, guardandosi negli occhi e ricordandosi con che faccia siamo andati di fronte agli elettori. Gay, lesbiche, femministe. La libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di espressione. La bandiera, l'ideologia, il paraocchi. Etico, morale, politico, religioso. Covid, suicidi, aumenti. Gli intellettuali, dei cantanti, dei registi, degli opinionisti e degli influencer. Sue posizioni morali, religiose, etiche, politiche o filosofiche. Filosofiche, religiose, pedagogiche. Gli odiatori, i discriminatori, i violenti. Gay, lesbica, bisessuale, transessuale, transgender, cisgender, queer, pansessuale, intersessuale, genere non binario, gender queer, androgino, asessuale, agender flux, demisessuale, grey asexual, aromantico, e non potrei continuare per ore. Tutti noi abbiamo esultato per l'Italia che ha vinto la finale. È stato interessante vedere qual è stata la prima reazione dei nostri beniamini, dei giocatori. Non hanno telefonato al genitore 1 o al genitore 2, hanno chiamato la mamma. Hanno chiamato la mamma e gli hanno detto: ciao mamma, guarda quanto sono stato bravo, ho vinto. Noi italiani abbiamo degli anticorpi preziosi contro queste ideologie che ci vengono da una visione dell'uomo maturata nei college universitari del Nord America. Pensare che uno Stato debba educare su tutto è un concetto comunista che vige in Corea del Nord e forse in pochi altri Stati. Lo Stato deve sostenere soltanto la famiglia naturale. Cosa, voi che siete i laicisti, paladini della laicità dello Stato? L'ora di religione è a scelta, l'ora di gender invece sarà obbligatoria con questo DDL. Dov'è la libertà di scelta dei genitori? Sgretolando le radici si fa un danno a tutte le persone, soprattutto a quelle più deboli. Quando gli italiani sapranno che parlare di certi argomenti comporta il rischio di un processo penale, si autocensureranno. Si intende l'identificazione percepita e manifesta. Cosa significa? Percepita come? Percepita quando? In quale contesto? In quale occasione? Quando dite che volete introdurre dei diritti, sostenete una cosa che è smentita dal testo del disegno di legge. La legge Zan è la prosecuzione di un concetto, di un disegno nichilista nella società. Poi ci sarà l'eutanasia, c'è già un disegno di legge che circola. Ha gli stessi sintomi, a mio avviso, della caduta dell'impero romano. Prima i diritti dei bambini, poi i desideri degli adulti o i capricci degli adulti, perché ci sono anche quelli. Recenti studi nel Regno Unito dimostrano come i casi di cosiddetti disforia di genere tendono ad emergere nei gruppi di ragazzini per imitazione. Già abbiamo l'anoressia per imitazione, mi sembra il caso di riflettere. C'è la lobby LGBT che è molto potente, soprattutto in televisione, in parte della cultura, che ha partorito un testo che va oltre quelle che sono le necessità, i bisogni da tutelare. Perché una società in cui togliamo i figli dai loro genitori è una società senza futuro, è una società morta. Una società in cui non si può più dire che un uomo è maschio e una donna è femmina, è una società che non ha più nulla da dire. Questo è quello che dobbiamo dire ai nostri giovani, questo è quello che dobbiamo dire ai nostri figli. Grazie. Grazie, grazie senatore Pillon. Adesso è iscritta a parlare la senatrice Maiorino. Prego, senatrice.
Grazie Presidente. Io sono...